La Puglia dispone davvero di un territorio eccezionale che viene premiato dal punto di vista turistico, vuoi per le bellezze naturali che Madre Natura ha dato e vuoi appunto per il patrimonio storico, archeologico, per la ricchezza della cultura pugliese. Però spesso l'area di Taranto non ha saputo sfruttare appieno queste risorse turistiche. Occorre evidentemente, come dire, trasformare in oro queste potenzialità spesso inespresse. Ne parliamo con l'onorevole Antonio Bruno, che è candidato al Consiglio regionale pugliese con Scelta Civica a sostegno di Michele Emiliano, presidente. Allora, un turismo che è una ricchezza e che però davvero dobbiamo portare ai massimi livelli. Sicuramente lei ha centrato uno degli aspetti, così come ho detto prima, oltre all'agricoltura il turismo e quindi di converso lo sviluppo culturale che riguarda la nostra provincia. Noi abbiamo un mare stupendo, abbiamo la pesca che prima era un punto di riferimento nazionale e che adesso è in via di decadenza quasi. Allora, legato al mondo del mare, noi dobbiamo affrontare una nuova era del turismo per la nostra provincia. Abbiamo delle spiagge bellissime, dobbiamo saperle sfruttare, dobbiamo mettere in campo, come ho detto prima, nuova fantasia progettuale affinché i nostri giovani e i nostri meno giovani possano trovare in quel mondo, nel mondo del turismo e della cultura, possono trovare anche sbocchi lavorativi, oltre che un nuovo sviluppo economico concreto a disposizione di tanti e tanti che oggi non sanno come poter sbarcare il lunario. A questo mi permetto di suggerire nel programma regionale del nostro movimento una politica che riguarda anche San Marzano per le sue radici che ha. Noi siamo un paese con le radici albanesi. La cultura airbrush. La cultura airbrush che non viene valorizzata per quella che realmente potrebbe dare nella nostra provincia. Così come legato alla questa cultura, alla nostra cultura, diciamo, albanese, airbrush, c'è lo sviluppo di un santuario, la Madonna delle Grazie, che è entrata grazie al nostro ex assessore provinciale Lonoce di qualche decennio fa, entrò nel Parco delle Gravine, ma che non è stato portato avanti. E anche legato a questo tipo di, non so se molti lo conoscono, il nostro santuario è veramente un punto di riferimento del mondo cattolico, del mondo della Chiesa, quindi potrebbe creare situazioni concrete di sviluppo lavorativo e di sviluppo economico intorno a questo progetto che fa già parte del Parco delle Gravine.